Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video. Un video un po' diverso da tutti i video di batteria che vedrete nella vostra vita, perché non è un video di batteria, ma ci sono dei concetti che voglio applicare al mondo della batteria. Mentre fatemi vedere il suo OBS. Ah, oh, è giusto, è giusto. Di che si tratta? Questo è, l'ho visto oggi pomeriggio, sono rimasto talmente esaltato, ho detto no, ci faccio un video, non so come lo incastro nel canale di batteria, anzi non lo so come, non so con che parole, ma vedremo che succede. Vediamo di che si tratta. Intervista di Jeff Bezos di Amazon nei primi anni 2000, che già il cash non mancava, ma vediamo che succede. Now, I've heard a lot about your desk. Mostra la sua scrivania, che è una porta con inchiodata con dei martelli e delle cose. Four, four by fours. Come on. Il tipo gli dice: dai, puoi permetterti di più di questo. What? I mean, you can afford a No. better desk than that. It's a symbol of spending money on things that matter to customers and not spending money on things that don't. Cazzo, dice, il tipo gli fa male questa scrivania, cioè puoi permettere di comprare qualcosa di meglio? E il tipo gli dice, è un simbolo che riguarda lo spendere i soldi per cose che sono importanti per il nostro cliente ed evitare di spenderli per cose che non sono importanti per i nostri clienti. Minchia! E questo si collega a tanti batteristi che incontro che spendono soldi in tutto tranne che in quello che importa. Studiare con un maestro, avere strumentazione decente, aggiornarsi, comprare libri, comprare DVD di batteria, spendere soldi in quello che importa per il tuo futuro. È bellissima questa cosa. La porta la scrivania del tipo di Amazon era una porta, quasi per ricordargli quali sono le cose importanti. Guarda che la gente così non diventa mai così gigantesca a caso. Molto interessante, mi piacciono molto queste storie. Adesso voglio che voi guardiate, andate nella vostra saletta, guardate la vostra batteria che è il vostro sogno, no? E poi guardate quello che avete nella vostra casa, nella vostra che cazzo ne so, nel vostro appartamento con Antonello Flanagan. Guardate il vostro televisore 46 pollici e la vostra batteria di merda, con le pelli scoppiate. Guardate le pattane della vostra macchina, nuove, fiammanti, e guardate il piatto filato, il crash da 18 che non cambiate. Cosa è importante per voi? Cosa è importante per il vostro futuro? Ok? E la mia domanda è: ma state spendendo soldi per cose importanti o in stronzate? State spendendo soldi per voi stessi, per quello che vi interessa, o per l'ennesima puttanata che non serve a niente? Questo è fondamentale. Nel 2022 ci sono ancora batteristi che vogliono, non hanno, eh no, la GoPro mi costa troppo caro, però è la felpa da 2000 euro di che cazzo, di questi qualche marchio del cazzo che fanno finta di essere underground e sono da fighetti. È la felpa della Supreme, no, ma la GoPro costa troppo. Per cosa spendi i tuoi soldi? Questa è una cosa interessante, per cosa li spendi? Quando vedi, dovresti avere, la tua batteria è un simbolo. Com'è questo simbolo? Spendi per la batteria, per il tuo futuro o no? Spendi per le tue lezioni di batteria? Spendi per aggiornarti o spendi per le nuove Nike? Ok, che vabbè, magari ti hai i soldi, tanto i soldi ti ha dati mamma, ma per cosa spendi tu? Per le cose importanti o per le cose non importanti? E con questa riflessione vi devo lasciare perché è troppo figo questo video, il concetto è fantastico. Un like, un commento, attivate la campanella per il primo video di batteria in cui si parla di scrivanie. A presto ragazzi, ciao!